Allora Max, tre punti importantissimi, arrivati dopo due set ben giocati, poi tanta sofferenza. Noi così, parlando durante la partita, alla fine, appena è caduto l'ultimo pallone, dicevamo che questa sofferenza ci può far bene, perché siamo usciti dalle difficoltà, è stato importante. Sì, allora innanzitutto la cosa più importante erano i tre punti. Perché poi presentarsi alla Supercoppa con una vittoria ti dà comunque no, tranquillità, modo di lavorare in serenità, e quindi molto molto importanti. E, sì, abbiamo giocato molto bene a tratti, poi abbiamo sofferto, ma quest'anno, io lo dico sempre, ma quest'anno in particolare si soffrirà sempre, ovunque, perché le squadre sono forti. Questa è una squadra giovane e hanno in particolar modo in posto 4 due giocatori che diventeranno fortissimi, diventeranno veramente veramente bravi, anzi già lo sono, cresceranno sicuramente. Quindi capita di soffrire, noi è vero abbiamo commesso qualche errore di troppo tra ricezione, contrattacco eccetera eccetera, sappiamo di dover crescere, però bene, perché poi l'importante è uscire dalle difficoltà, come dicevi tu, l'abbiamo fatto da squadra. Senti, inizia da domani, adesso riposiamo qualche ora, da domani inizia la settimana, diciamo, sicuramente più importante di quelle vissute finora in questa stagione. Si gioca per un trofeo che noi deteniamo, che dovremo cercare di difendere. Come ci arriviamo e che Final Four ti immagini? Ma una Final Four complicatissima, complicatissima, perché Trento, Lube, noi puntiamo a vincere tutto, no? Almeno partiamo per vincere tutto, poi lo sappiamo, sarà molto molto difficile. E c'è una squadra come Monza che è una squadra forte, molto piena di energia, piena di talento, l'ha già dimostrato una settimana fa, non so quale, se abbiano vinto o perso oggi, ma è una squadra molto 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 pericolosa e forte. Quindi ci sarà da soffrire, come al solito, da divertirsi. Noi deteniamo questo trofeo, che è un trofeo bellissimo, dà gusto vincerlo, e quindi faremo di tutto per riportarlo a Perugia. Lavoreremo come stiamo facendo, quindi con il massimo dell'impegno, dell'energia, cercando di migliorare quelle cose che ancora non vanno. Bene, grazie Max.